Bentornati in questo nuovo vlog. Oggi ci troviamo alla stazione di Napoli a Fragola, poiché stiamo andando all'aeroporto di Roma Fiumicino con Freccia Rossa, perché da lì partirà il nostro volo per Parigi. Questi sono i nostri biglietti e adesso andiamo a prendere il treno. Abbiamo preso due cornetti al bar della stazione, intanto stiamo scendendo al binario. Il treno arriverà a Fiumicino aeroporto. Grazie. Amore, ammettilo che sei una golosona. Arrivati a Fiumicino aeroporto. Stiamo entrando nel nostro terminal. Il volo Wizz è il nostro, Parigi lì. Adesso ci dirigiamo ai controlli. L'aereo è quello là, credo. Pronta a salire, tesoro? Mi sono messo abusivo in prima fila. Amore, bentornata a Parigi. Allora, amore, dato che tu hai studiato lingue e sai parlare francese, sarai l'unica che comunicherà in francese. Io diventerò asociale. In questo momento io metto la modalità asociale. Tutti con le felpe, tutti. Noi due siamo gli unici con le maglie e maniche corte, poiché siamo partiti dall'Italia con tipo 40 gradi e ci siamo ritrovati a Parigi con 20 gradi. Non è il nostro. Questa non me l'aspettavo proprio, tutto questo gelo, però devo dire che si sta una meraviglia essendo 40 gradi in Italia. Siamo appena entrati nel nostro hotel e vi mostro un po' la nostra camera. Questo è innanzitutto il nostro panorama. Carino, siamo al quinto piano, quindi niente male. L'unica pecca è che essendo in Francia non ci abbiamo il bidet. Non ci abbiamo il bidet. E questa cosa è una cosa un poco grave. Si sono fatte le 8 di sera, adesso andiamo verso la Torre Eiffel, ragazzi. Amore, sei pronta a prendere il tram e tornare nella Torre Eiffel? Noi abbiamo deciso di tornare nell'hotel poiché si era fatto tardi e quindi tornare sarebbe stato un problema per i mezzi pubblici. Quando siamo sbucati in questa via e abbiamo visto a che distanza siamo dalla Torre Eiffel, quindi ci stiamo ripensando se andarci stasera. Alla fine abbiamo deciso di tornarci il giorno dopo con più calma. Buongiorno Parigi, giorno 2. Secondo giorno a Parigi, ragazzi, iniziamo con una colazione presa alla Lidl che sono sceso poco fa. E delle caramelle. Siamo in metro direzione Torre Eiffel. Compriamo qualche souvenir intanto. Una, due. Prima di andare verso la Torre Eiffel abbiamo preso qualche cagatina a 40 centesimi. Siamo arrivati al punto principale della Torre Eiffel dove faremo qualche foto in questo momento che posteremo su Instagram. Poco dopo la mia ragazza mi ha costretto ad andare al Musée d'Orsay con lei. Cosa mi tocca fare? Ora provo ad appassionarmi dell'arte, se mi spieghi un po' questo museo, adesso che opere c'ha. Andremo a vedere i quadri del post-impressionismo in Francia. Quindi precisamente i quadri di chi andiamo a vedere, amore? Van Gogh, comunque artisti del post-impressionismo in Francia. L'unica cosa per cui vale la pena questo museo è il panorama. Va, per chi è appassionato di arte, ecco qua il quadro di Van Gogh. Stiamo rientrando in hotel, si sono fatti tipo le 16 e un quarto. Vi faccio vedere una piccola panoramica di questo hotel che non vi ho fatto vedere ieri. Vi spiego un po' la posizione di questo hotel. Allora, non è che siamo proprio in centro-centro, però comunque la zona è comoda, poiché lì sotto abbiamo la fermata dell'autobus e comunque in sé è anche carina la zona, vedete? Buongiorno un'altra volta, ragazzi. Oggi potrebbe piovere, dice il meteo, quindi innanzitutto prima di uscire chiudiamo definitivamente la finestra in modo che la nostra camera non la troviamo bagnata stile Venezia. Ragazzi, piccola pausa al Mac perché ci è venuta tantissima fame e poi andiamo verso qualche monumento di Parigi. Adesso andiamo in una destinazione un po' speciale, andiamo in un bar presidiato da gatti. Non vi spoilerò niente, vi farò vedere delle scene tra poco. Oh, mi metto lì.
alla faccia che prezzi, ragazzi, voglio scappare. Ho deciso, prendiamo il caffè Nespresso, 3,50€, due caffè perché noi siamo poveri. 7 euro di caffè, ragazzi, anzi 8 forse. In Francia assolutamente normale prendere il caffè al bar e accarezzare i gatti. Tipo quello lassù e quello là, blu. È stata la cosa più figa che abbiamo fatto a Parigi questa. Andateci se potete perché ne vale la pena. Devo dire che abbiamo speso tipo 8,50€ di caffè che faceva cagare. Però comunque in sé è stato bello, la particolarità di avere dei gatti in hotel. Quindi si sono fatte le 9 di sera. Adesso andiamo ad ammirare la bellezza della Torre Eiffel la sera illuminata dalle luci. Buonasera Torre Eiffel. Mamma mia ragazzi, è incantevole la sera. È incantevole. Che spettacolo. E quest'ultima serata a Parigi è terminata, ragazzi. Domani pomeriggio, nel tardo pomeriggio, verso le 5 e mezza, decoleremo da Parigi Charles de Gaulle per Milano. E quindi ci vediamo per le prossime avventure. L'unica cosa, vi farò vedere qualche clip della partenza di domani. E questa è la nostra visuale che è stata per 3 giorni.